che è un caso un po' particolare. Paolo Panerai è un amico da una vita, ci siamo conosciuti, eravamo ragazzi, eravamo lui un oscuro cronista di provincia, io un oscuro architetto di provincia, quindi parlammo per un anno buono prima di poterlo fare e cominciare a fare il progetto. Mi tentò l'idea, perché i miei ricordi del vino erano la cantina di mio padre a Ovada in campagna, insomma avevamo una casa dove sono cresciuto in campagna, era lì che mi portava mia madre di peso per tirarmi via dai cantieri di mio padre. C'era una cantina, che naturalmente era una cantina non da 2000 barricchi ma da 10 barricchi. Ecco, l'idea di scavare sottoterra e fare una cantina per 2000 barricchi mi convinse, perché il vino è un'invenzione che non, di quelle invenzioni inevitabili, insomma, non se ne poteva fare a meno. Al di là del vino c'è la vigna, e la vigna è una delle cose più belle che esistano, la vigna come pianta, la vigna come coltivazione, la vigna come paesaggio, la vigna disegna il paesaggio, è una delle cose che disegna meglio il paesaggio. Io non ho mai fatto un lavoro senza aver visitato un luogo. Credo che non esista, sia persino immorale, ma sì, perché quando si va in un luogo, in qualche maniera i luoghi hanno tutti una storia da raccontare, ce l'hanno impressa, è che poi gli architetti non li ascoltano i luoghi, ma se no i luoghi parlano, e come parlano. La torre è un'invenzione che ha a che fare un po' con l'immaginario, sì, e anche con il fatto che se no non sarebbe quasi visibile. Questo naturalmente è polemico, ed è polemico nei confronti del fatto che le cantine sono diventate delle specie di monumenti a se stessi. È un edificio che di più semplice non si può immaginare, insomma. Poi la cantina vera e propria con le barricche è il centro di una sorta di fabbrica che sta tutta attorno. Sopra è libero, c'è una specie di padiglione libero dove sorseggiare vino, ascoltare musica, guardare il panorama. Inoltre una cantina che si rispetti con una grande tenuta così ha bisogno di sensori. L'architetto è un po' contadino, un po' topografo, un po' ingegnere, un po' artista ovviamente, anche un po' storico, perché in qualche maniera ha a che fare con la memoria del passato, e anche un po' si occupa anche di climatologia l'architetto. In qualche maniera la Maremma, lo si sa, è un luogo salvato dall'uomo, e quindi è anche abbastanza sensato che questa torre, oltre a portare con sé l'immaginario del costruito, porti anche quello della macchina sensibile che capisce la terra. Quindi la vista da qua è una vista indisturbata, cioè si cammina su questa terrazza che è veramente un altipiano, si guarda in giro, c'è un orizzonte vicino che è quello del parapetto, e poi ce n'è uno lontano, lontanissimo, che è quello delle colline, e questo crea questo senso di infinito, questo senso un po' metafisico, insomma, di distanza, che funzionalmente è una buona idea, è molto semplice. L'uva viene su questa piazza, su questo sagrato, su questa terrazza, e viene fatta scendere nei tini, da dove poi scende nel baricchi. La baricchieria è protetta dall'alto da una grande struttura di 50 metri di portata, spessa quasi 3 metri, quindi rende il luogo molto, gli dà una grossa inerzia termica, insomma, non si scalda manco a morire. E sotto è protetta dalla roccia, quindi la baricchieria è il cuore, e a questo punto era sensato che questo cuore avesse un centro, e questo centro è quel puntino là in fondo dove scende un raggio di luce. Sostanzialmente le baricche sono come tanti spettatori silenziosi di un grande anfiteatro, ecco, quando si è lì in mezzo, invece che avere 2500 visi attenti, ci sono 2500 barricche.
silenziose, tranquille, che però fanno il loro lavoro. Le vigne stanno immobili nel vento forsennato, il luogo sembra arido e acerbido lasciato, ma il vino spara fulmini e barbarico razione. La vita ti fornisce delle occasioni in cui queste cose, se diventi scrittore, immagino che ti dia l'occasione di un editore che ti fa fare un libro, allora in questo libro metti queste cose. Se sei architetto, qualcuno pazzo ti chiede di fare l'università a New York o se no una cantina a Maremma. Sostanzialmente è questa semplicità, che però, come tutti sanno, non è così facile da ottenere, insomma bisogna struggersi per arrivare alla semplicità. Quanta passione, un'illusione temeraria.